Ciao, nuovo video dopo tantissimo tempo, però tra il lavoro, le feste, i parenti, trovavo tempo. Comunque, nuovo video e volevo parlarvi di accessori per nail art. Ho fatto un ordine su eBay da una venditrice gentilissima. Che si chiama, allora il suo shop online su eBay si chiama Princy Nail Shop and Jewelry. Vende accessori per nail art e piccoli gioielli. Vi faccio vedere il suo biglietto da visita. Eccolo qua. Vedete? Poi sotto nell'info box vi metto il link al suo negozio online. Allora, cosa ho acquistato da lei? Allora, prima di tutto è stata gentilissima, è disponibilissima, se gli fate domande non c'è problema, vi risponde appena possibile, veloce, cordiale, fantastica. Comprerò di nuovo sicuramente da lei. Cosa ho acquistato? Allora, ho acquistato tre unghiari, mi sembra che si chiamino, quelli per le prove, sono ovali rispetto ai soliti canonici che sono tondi, però sono carini, sono abbastanza grossi. Ne ho comprati tre e mi sono arrivati, vedete? Non si vede una mazza perché c'è una luce assurda. Comunque, aspetta, ve li faccio vedere. Uno, due. Allora, uno, due. E adesso tiro fuori l'altro. Ok. Questi venivano, se non sbaglio, 2 euro l'uno e erano avvolti nella pluriball, proprio arrotolati nella pluriball, quindi proprio ad arte. Tutto mi è arrivato in una busta normale con prioritaria, in un sacchetto di quelli con la pluriball dentro, però tutto era dentro avvolto per bene. Allora c'erano i miei tre unghiari, quindi tre, poi vabbè il bigliettino da visita. Poi c'era, avevo acquistato lo stripping, quindi adesso ve li faccio vedere. Questi qua. Praticamente sono. Forse se lo tiro fuori si vede meglio. Ah, aiuto! Sto smontando tutto. Eccolo qua. Non so se si vede. Qua per fare la nail art, non badate alle mie unghie, alle mie cuticole conciate da cani, poi ve ne parlerò perché sono conciate così. E ne ho preso uno, questo qua è azzurro ed è azzurro brillantinato. Poi ce n'è uno rosso che non si vedrà mai, forse qua. Poi ce n'è uno oro brillantinato, non so se si vede. Poi ce n'è uno rosa, tipo rosa shocking. Ok. Poi ce n'è uno, questo è nero, quindi si vede niente. E poi c'è questo che è argento, forse si intravede. Ok. Questi non mi ricordo cosa venivano, sinceramente. Non mi ricordo. Vabbè. Comunque ho preso questi. Poi ho preso il fimo, ho preso la frutta in fimo, ok, mista, c'è cioè un sacchettino misto. Poi ho preso dei fiocchettini in tessuto, aiuto, eccolo qua, vari fiocchettini, vari colori. Poi ho preso aiuto dei fiorellini in tessuto che sono veramente fantastici, sono luminosissimi. Adesso non si vedrà una cippa perché c'è troppa luce. Eccoli qua. Ce n'è un sacco di colori, ma sono bellissimi. Poi ho preso due sacchettini di mezze perle bianche. Difficile coprire tutta sta luce oggi. Qua. Ok. Poi ho preso due sacchettini di mezze perle colorate invece. Ok.
Poi ho preso un sacchettino di gocce. Aspettate che vediamo se riesco a farvi vedere un po' i colori. Di gocce, tutte, vedete tutte argentate perché è tutto il di dietro di quelle delle gocce, eh? Però sono veramente tutte colorate e lu sono luccicantissime, luccicano un sacco. Poi ho preso un sacchettino di cuori. Questi un po' più si vedono. Ok. Poi, allora, nel suo shop ogni 5 mi sembra prodotti acquistati, lei vi regala un sacchettino di brillantini, mi sembra o colorati o argentati, se non erro. Comunque c'è scritto in ogni suo annuncio che ogni 5 prodotti acquistati lei vi regala un 200, mi sembra che siano, brillantini. Quindi a me sono arrivati i brillantini argentati piccoli, due sacchettini. Poi mi ha mandato in omaggio, in omaggio i brillantini, poi mi ha mandato qualche letterina. Sono viola. Poi mi ha mandato qualche farfalla dorata. Aspettate che forse vedete. Qualche farfalla e qualche marchio tipo Gucci, Dior, Chanel. Qua per esempio c'è uno Chanel. Marchettini per farle nail art. Sono carini, qua c'è un Gucci scritto al contrario. Carinissimi, questi qua. Poi mi ha mandato un sacchettino di Fimo a forma di faccettina di gatto. Questo si vede bene. Ok. E poi mi ha mandato questi cuori fiorellini colorati, pieni, bucati, un po' misti. Ecco qua. Allora, io vi dico, veloce, affidabile, seria, prezzi ottimi perché per la quantità sono veramente conveniente. Manda con raccomandata, quindi anche, cioè, non c'è pericolo che voglia mandare con prioritaria come fanno alcuni e quindi che la roba non vi arrivi. Buonissimo imballo. Il fimo è sottilissimo, quindi non dovete stare a limarlo leggermente perché è troppo spesso. Le pietruzze sbrulluccicano un sacco. L'imballo è fatto benissimo, quindi l'ho già detto. Ottimo, veramente ottimo, consigliatissima. Andateci a fare un salto, non mi ha pagato assolutamente. Io ho semplicemente acquistato e vi dico cosa ne penso. Avevo bisogno di un po' di roba e ne ho approfittato. Sono soddisfattissima e credo che per queste cose rimarrà la mia venditrice personale, la mia spacciatrice personale. Comprerò ancora da lei perché veramente sono rimasta contentissima. Quindi ottimo, 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 fateci un salto, dategli un'occhiata che ne vale veramente la pena. E basta. E questo sarà uno di tanti video. Scusatemi la frangia che dovrebbe essere la mia frangia, ma è troppo lunga, guardate, devo tagliarla. E quindi, dato che ho anche appena lavato i capelli, sta là. Poi, dato che devo fare le pulizie, non mi sembrava il caso di truccarmi per fare le pulizie in casa. Quindi così. E questa mattina farò qualche video veloce, così poi ne carico un po', perché è un bel po' che non mi si vede. Quindi al prossimo video. Spero che questo vi sia stato utile. E se avete domande, fatemele qui sotto. E con un commentino o un video di risposta, un po' come vi pare. Fatemi vedere cosa usate voi per la nail art. Io sono sempre curiosa. E quindi un bacione. Ogni tanto guardo di là perché c'è l'anteprima della videocamera. Quindi mi guardo per vedere se sono giusta. Deficiente. Vabbè, un bacione e al prossimo video. Ciao!